Ciao, sono Alice, oggi parliamo di drammi cinesi. Oggi è proprio il trionfo della pigrizia, leggo gli appunti tipo Lidl Group. Allora, il dramma di cui parliamo oggi si chiama The Wolf Princess. 24 episodi proprio sprecati. Allora, l'attore principale è Stockaface di Oh My Emperor. E questa, e qua però c'è un po' di redenzione, nel senso che il suo personaggio è un pochino più centrato, diciamo, però se non altro, allora ha comunque un'espressione facciale, una e mezza, due, dai. Però le caratteristiche gli permettono di spaziare un pochino di più rispetto all'attaccapanni che era in Oh My Emperor. Allora, trama. Vediamo se mi riesce di riuscire a. Se mi riesce di riuscire, brava Alice, così si fa. Vediamo se mi riesce di riassumerla in breve. Allora, questo nobile X ha quattro figli. Il primo è un incapace che mira solo ad ereditare il titolo nobiliare del padre. Il secondo è morto. No, non è vero, il secondo è il protagonista. Che è stato tipo mandato al fronte da quando aveva 12 anni. C'è un dramma del passato della madre che è morta in circostanze non chiare. E poi vediamo. Il terzo è morto. E il quarto è uno pseudo studioso che anche lui è stato mandato a studiare via in un regno vicino e poi ritorna. Allora, secondo figlio. Ritorna, diciamo, a casa ed è uno un mezzo scapestrato, giocherellone, una persona comunque ritenuta da quasi tutti una persona poco seria. In realtà, invece, è ovviamente intelligente, però ha una buona capacità di osservazione, ha una buona capacità di ragionamento, quindi, diciamo, non è proprio il pirla che sembra. Nonostante comunque abbia degli atteggiamenti estremamente infantili in certi casi, diciamolo. Lei chi è? Lei è una principessa di un regno X, in disgrazia perché ha vissuto anni in questo col palace, ecco, piccola postilla. Ogni qualvolta qualcuno viene da un posto che ha come aggettivo precedente al nome cold, cioè ovvero freddo, vuol dire che è in disgrazia presso il signore del posto, che sia il re, che sia il nobile, che sia il generale, ecco. Questa principessa appunto viene mandata presso la residenza di questo nobile, non mi è nemmeno chiaro per che motivo, francamente, e incontra il protagonista perché lei ha questo pendente che il protagonista riconosce come appartenente alla madre e quindi lui si mette a tampinarla per avere notizie delle sorti della madre che, ripeto, è morta nel regno. Originario di questa principessa in circostanze misteriose. Quindi, allora, la trama in realtà è tenuta insieme un po' tipo con le graffette, non è che sia proprio chiarissima. Perché inizialmente cosa succede? Ci sono tutte le scaramucce del fratello maggiore che, ripeto, non arriva al chilo per avere, diciamo, la primogenitura ufficiale. E siccome lui è proprio è un mezzo idiota, non si rende conto che né al secondo fratello né al quarto gli frega una cippa di questa cosa. Quindi lui praticamente sta lottando contro i mulini a vento. Incespica nella tizia che ha anche, oltretutto, on top of everything, cosa? Ha anche tipo uno sdoppiamento di personalità. Lei soffre praticamente di bipolarismo. No, normalmente è una persona all'apparenza molto timida, riservata e sottomessa, ma in realtà comunque molto scaltra perché abituata appunto a vivere nel Cold Palace.
utilizzata come una mera pedina dal padre, ha imparato, diciamo, a cercare di cadere in piedi. E quindi la vediamo che, nonostante si professi estremamente remissiva, in tante situazioni cerca di portare l'acqua al suo mulino. Ad esempio, la vediamo quando tratta con alcune altre figure femminili, comunque di spicco, ragazze nobili che la trattano un pochino con condiscendenza, appunto per la sua condizione di principessa povera. Lei cerca di, prima di tutto, stare sempre dalla parte, diciamo, di cadere un po' in piedi, di non farsi mai trascinare in conflitti inutili che si risolverebbero poi a suo svantaggio, ma cerca di ingraziarsele vendendo loro tipo dei belletti che lei produce per guadagnare soldi, perché il suo scopo è quello di portare via la madre, appunto, dal palazzo freddo dove è stata rinchiusa dal padre. Nello stesso tempo, però, appunto, ha una doppia personalità, quindi ogni tanto salta fuori questa seconda persona che si fa chiamare anche con un altro nome. Ecco, io i nomi poi dei personaggi non li dico mai, perché sinceramente non riesco mai a capire come si pronunciano. Io ascolto i drammi in lingua originale con i sottotitoli inglesi, però purtroppo io il cinese non lo capisco, quindi non riesco sempre a capire a individuare qual è la pronuncia corretta del nome. Nel dubbio, quindi, io non la dico. Però è chiaro che lei, questa seconda personalità, si fa chiamare con un altro nome. Questa seconda personalità, a differenza della prima, è estremamente irascibile, attacca brighe e estremamente scostante. Quindi il primo figlio si innamora di lei perché è un pirla, quindi ovviamente si innamora di questa qua che lo tratta proprio malissimo. E inspiegabilmente il secondo figlio, invece, con lo scapestrato, il protagonista Stoccaface, si innamora invece, diciamo, della personalità principale, e con la scusa che è l'unico che riesce a controllare anche l'altra personalità, che è una molto più combattiva e molto più iraconda, cerca di starle sempre appresso. Tra l'altro, allora, questa attrice ha la presenza scenica di un attaccapanni, diciamolo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, a un certo punto, cosa succede? Dei personaggi X rubano tipo una scatola che reagisce tipo al potere di questo re lupo, e c'è del mezzo fantasy qua dentro. Ovviamente c'è senza spiegazione alcuna, perché tutte queste poi, tutti questi agganci ai poteri fantastici, io non so se da qualche parte sono spiegati, però io veramente ne capisco sempre tipo un ventesimo. Vabbè, insomma, c'è questa scatola qua che reagisce all'essenza del re lupo, e quindi ci sono questi loschi figuri che la rubano e cercano la persona che la fa attivare. Quindi a un certo punto ammazzano due o tre persone della cerchia delle principesse che maltrattavano, delle principesse, delle ragazze nobili che maltrattavano la protagonista, e quindi il secondo figlio con la protagonista si trovano a indagare insieme per cercare il colpevole. Di questa schiera di ragazze nobili che maltrattano la protagonista fa parte anche una tizia promessa sposa al secondo figlio, di cui però lui non ne vuole sapere. Lei continua a tampinarlo finché a un certo punto capisce la ragione, che di lui, che di lei a lui non gliene frega una cippa. A un certo punto, nello svolgersi degli eventi, per curare il bipolarismo della protagonista, il secondo figlio con il quarto figlio, che a un certo punto compare sulla scena e si scopre amico di infanzia di questa principessa, nonché innamorato di sempre da lei, ma mai gliel'ha detto,
Si recano nella foresta da un dottore che viene reputato una super mega autorità nel campo perché possa curare la principessa, cioè possa cercare di capire la fonte di questa seconda personalità e alla fine la possa, diciamo, in un certo senso scalzare perché poi la principessa rimanga, diciamo, una. E quindi qua cosa si scopre? Si scopre che l'essenza del lupo, del potere del lupo è dentro la principessa ed è questa seconda personalità. Inoltre, il secondo figlio è il figlio di quella che era l'ultima discendente del clan del lupo e che quindi aveva questa potenza qua. Incarnata e che poi appunto è stata uccisa o è morta in circostanze sospette. Si scopre anche che alla ricerca di questa essenza del lupo, come cacchio lo vogliamo chiamare, c'è questo stregone che è il fratello del dottore. E alla fine degli eventi, dopo varie indagini un po' sommarie, si arriva alla fine che entrano in questa caverna per estrapolare l'essenza del lupo da lei e ritornarla, diciamo, al suo luogo d'origine, dove avrebbe dovuto ritornarla la madre del secondo figlio, ma che non ha potuto appunto farlo perché è stata uccisa. Ed è stata uccisa probabilmente dal padre di lei. Anche questa cosa qua diciamo che è spiegata, ma non è proprio che mi sia arrivata del tutto. Ecco, arrivano in questa caverna e cosa si scopre? Che il dottore è stato l'ultimo apprendista della madre del secondo figlio. E l'essenza del lupo non è solo nella principessa, ma è anche un po' nel figlio, nel secondo figlio. Quindi lui estrapola le due essenze, le rende al loro luogo d'origine, permettendo così anche che a tutti i discendenti, tipo del clan del lupo, riacquisiscano un po' la loro forza, perché il fatto che questa essenza fosse non nel luogo dove doveva essere, aveva avuto degli effetti poi sui discendenti di questo appunto clan del lupo. E che erano appunto deboli, eccetera, eccetera. E quindi lui, il dottore, sacrificandosi, rende l'essenza al suo luogo d'origine e lascia la missione di trovare il vero responsabile dietro tutto il bordello che è successo a questi due. Siamo all'episodio 24, mancano 5 minuti e tu pensi, ok, adesso finisce. No, invece di andare a cercare il responsabile, questi qua, lui, lei, la tizia prima innamorata del secondo figlio, ma che poi ha cambiato idea grazie al cielo, e quell'altro, l'amico di lui, di cui la tizia si è invaghita, eccetera, eccetera, la tizia, diciamo, prima pretendente, ma poi non più pretendente, si è invaghita, vanno a investigare, praticamente c'è questa fine di serie in cui lui, tutti loro vanno a funghi e rimane in sospeso l'individuazione del vero colpevole dietro tutto. Sì, l'ho pensata anch'io quella parola lì, che inizia con vaffa e finisce con ulo, perché dico, ma porca miseria, ma che senso ha intavolarmi tutto sto mulino per poi arrivare alla fine, siamo a 30 e non fate 31, solo per una seconda serie, pigliatevi voi la seconda serie e mettetela dove non batte il sole, sotto le piante dei piedi, cioè, ok? Porca di quella grandissima miseria. Quindi, boh, allora. Cosa dire di questa serie? Voto questa serie, c'è 3,5, perché inizialmente il ritmo è anche buono, si riesce a seguire bene, ecco, nonostante, ripeto, lei abbia proprio la presenza scenica di un attaccapanni e manifesti del disgusto palese ogni volta che è vicina a lui, che dovrebbe essere l'interesse amoroso, ecco, nonostante quello, gli eventi sono almeno nelle prime 10 puntate, presentati in maniera accattivante.
Poi, dopo un po', sinceramente, casca un po', cioè la palpebra. Il dottore è il personaggio assolutamente meglio riuscito di tutta la serie. Ha degli ottimi tempi comici, una presenza scenica che surplassa praticamente tutti gli altri. E l'attore è proprio bravo, cioè è un personaggio secondario alla fine nelle vicende, eppure cioè, ogni volta che è in scena ruba proprio, la ruba a tutti gli altri, quindi davvero molto riuscito. Inoltre c'è il plot twist che lui è stato l'ultimo apprendista della madre del secondo figlio che arriva alla fine. Quando sembra che lui sia cattivo, ma forse no, perché quando lui scopre il fratello che voleva impossessarsi dell'energia del lupo, lo fa fuori tipo in 4 e 4 8. Quindi diciamo che lì già uno spettatore si fa due domande perché dice: porca miseria, abbiamo appena individuato il presunto cattivo e me lo fai uscire di scena troppo repentinamente, e quindi cominci a nutrire qualche dubbio. Poi arrivi alla fine e ci sono alcune scene montate in maniera da instillare il dubbio che il dottore non sia esattamente quello che sembra. E in effetti il dottore non è solo quello che sembra, però c'è una ragione che viene spiegata e viene anche cioè giustificata. E quindi è un bel personaggio, cioè ripeto, ruba la scena proprio a tutti gli altri. Una cosa che mi è piaciuta, a parte il personaggio del dottore, è che l'interesse amoroso respinto, la tizia, non diventi una psicopatica fuori di misura, ma manifesti un minimo di sviluppo cerebrale perché si rende conto che non vale neanche la pena stare dietro a un pirla come il secondo figlio, che non fa per lui, perché non fa per lui, non fa per lei, diciamo, scusate, non fa per lei proprio per come è fatto, come caratteristiche. E invece si rivolge all'amico di lui. Allora, questo secondo figlio qua ha tipo tutta una cricca di combattenti, fra cui spicca tipo la sua guardia del corpo. Guardia del corpo che però scopriamo essere stata posizionata proprio lì dal padre di lui per tenerlo d'occhio. Padre di lui che comunque è una figura positiva, non è un cattivo, diciamo, sotto mentite spoglie, perlomeno fino ad ora, perché nella seconda stagione, che io non guarderò, chissà cosa potrebbe saltare fuori. Ecco, quindi c'è già questa grande amicizia che diciamo a cui frana un po' il terreno sotto i piedi. Però il secondo figlio è una persona abbastanza sportiva, quindi dice: vabbè, sì, tu sei stato messo lì da mio padre, però mi hai sempre dimostrato, mi hai aiutato comunque in tante situazioni, mi hai salvato la vita, quindi cioè, siamo amici come prima. Amicizia veramente portentosa, tant'è che alla vigilia dell'ultima missione il tizio cosa fa? Bene, è stato bello, tu devi andare a fare questa missione qua per rendere tipo il potere del lupo alla montagna dove ha sede l'origine del potere del lupo. Io ho deciso che torno a casa, quindi perché c'è la tizia che mi aspetta. E quindi tanti saluti, ok, amicizia proprio a secchi. Boh, vabbè, sì, discutibile riserve. Che voto gli ha dato? 4, ma se non mi ricordo neanche più che voto gli ho dato. Però, boh, una mezza delusione. Lui, poi, fra l'altro, secondo figlio. Allora, ripeto, coinvolgimento cioè, della coppia, ma proprio fra di loro cioè, c'è del disgusto totale. Cioè, lei perlomeno ha sempre un'espressione schifata. Lui, quando la bacia, sembra tipo un formichiere, cioè, ha le labbra tipo proboscide di elefante, che dici, boh, vabbè, ok. Boh, discutibile riserve. The Wolf Princess. No, è quasi una perdita di tempo, non ve lo consiglio. Non mi ricordo neanche più che voto ho detto, anche se sono passati tipo 2 minuti, ma toglietene almeno uno. Avevo messo 4, 3 e mezzo. Va bene, 3, facciamo che il voto finale è 3. Boh, delusione. No, non ve lo consiglio. Ho finito, anche per oggi. Vi auguro buona giornata, alla prossima, ciao!